Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, nacque a Milano nel 1571. È considerato uno dei più importanti pittori della storia dell'arte italiana. Grazie alla forte carica drammatica ed emotiva e la teatralità delle sue opere, è stato di ispirazione per molti artisti a lui successivi. La storia di Caravaggio è una storia di luci e di ombre, proprio come i suoi quadri, fatta di crescendi e profonde cadute. A 13 anni si recò presso la bottega del pittore manierista Simone Peterzano a Milano, dove studiò per molti anni, periodo in cui non si hanno più sue notizie, fino a che nel 1594 l'artista si trasferì a Roma. Secondo alcuni, l'artista lascia Milano perché è sospettato di omicidio. A Roma Caravaggio amava frequentare le osterie dei quartieri malfamati che ritrasse nei suoi dipinti, catturando l'essenza di un'umanità poverissima. Nonostante gli incarichi prestigiosi e il successo, Caravaggio continuò la sua vita presso le osterie, trascorrendo le notti giocando d'azzardo, risse e vino di dubbia qualità. Queste opere colpiscono lo spettatore per la maestria con cui l'artista riesce ad usare l'equilibrio tra luci e ombre, con una tecnica assolutamente innovativa per l'epoca. La vita di Caravaggio cambiò drammaticamente nel 1606, quando uccise in una rissa Rinuccio Tommasoni. Pare che il fatto fosse sorto per un banale fallo subito durante una partita di pallacorda. L'artista, secondo le leggi in vigore nello Stato Pontificio, avrebbe dovuto essere condannato a decapitazione. Per fuggire al boia Caravaggio, in tutta fretta lasciò Roma, cercando rifugio nel regno di Napoli, ma ciò non servì a rassicurarlo. Si trasferì poi a Malta, dove nel 1608 riuscì a entrare nell'Ordine dei Cavalieri San Giovanni, ma ci rimase poco. In una rissa, infatti, ferì un membro dell'ordine di grado più elevato, e per questo venne imprigionato. Riuscì a fuggire anche dall'isola, ma venne braccato dai sicari del cavaliere e lo ferirono, lasciandolo in fin di vita. In questo stato, ferito e debole, Caravaggio decise di intraprendere un faticoso viaggio a Roma per invocare la grazia e la clemenza del pontefice. Nel corso del viaggio, però, le sue condizioni di salute peggiorarono irrimediabilmente. L'artista non raggiunse mai Roma, ma morì a Porto Ercole nel 1610, a 38 anni, senza sapere che il pontefice qualche settimana prima aveva inviato a Napoli un messo con il condono papale per assolvere l'artista dei suoi crimini.